La gente stava recitando le preghiere della sera quando l'IDF ha attaccato il campo profughi di Tell al-Sultan. Gli israeliani avevano detto loro che quella era una zona sicura dove proteggere i loro figli e i loro anziani. La zona sicura era una tendopoli tra le dune, una delle dozzine sparse lungo più di 16 chilometri lungo la costa di Gaza. Le tende erano fatte di plastica, un sottile strato di protezione contro il sole e la sabbia, che si è trasformato in una trappola mortale. Quando le bombe israeliane hanno colpito la zona sicura, le tende di plastica hanno preso fuoco, fiamme alte 2 metri. Le strutture in fusione e fiamme sono crollate sulle persone all'interno, molti dei quali bambini che erano appena stati rimboccati per la sera. Non c'era acqua per spegnere le fiamme, nessun camion dei pompieri per fermare l'inferno, nessuna ambulanza per portare i feriti in ospedale, nessun ospedale per curare gli ustionati e mutilati. Erano già stati tutti bombardati. Almeno 45 persone, la maggior parte delle quali donne e bambini, sono state uccise. Quasi 300 ferite da schegge, ustioni, fratture e lesioni cerebrali. L'attacco è avvenuto 2 giorni dopo che la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di sospendere le operazioni militari a Gaza. L'IDF ha detto che non pensava che i civili sarebbero stati colpiti quando ha bombardato il campo profughi in cui aveva detto ai civili di rifugiarsi. I suoi obiettivi erano 2 militanti di Hamas. Il via libera all'attacco aereo è stato dato dal programma software israeliano di intelligenza artificiale che consente di uccidere 20 civili non coinvolti per ogni membro giovane di Hamas e di uccidere 100 civili non coinvolti in cambio di un membro anziano. Le bombe che hanno bruciato la tendopoli di Rafah sono state prodotte dalla Boeing. Biden ne ha vendute più di 1000 dal mese di ottobre. Dopo che le immagini si sono diffuse in tutto il mondo, Netanyahu ha fatto un raro, anche se poco convinto, tentativo di limitare i danni. È stato un tragico errore. Una volta è un errore, 2 volte è un errore, 15.000 volte è un genocidio. In 8 mesi di guerra, Israele ha ucciso 30 volte più bambini a Gaza di quanti la Russia abbia ucciso in Ucraina in 2 anni e mezzo di guerra. La popolazione di Gaza è solo 1/18 di quella dell'Ucraina. Ma invece di sanzionare Israele, Biden e Blinken hanno minacciato di sanzioni la Corte Internazionale di Giustizia. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, John Kirby,
interrogato da un giornalista che ha domandato quanti altri cadaveri carbonizzati dovrà vedere prima che il presidente consideri un cambiamento nella sua politica, Kirby ha risposto: mi offendo per la domanda. Biden si è legato volontariamente a un regime che brucia vivi bambini mentre dormono nelle tende in cui sono stati costretti a trasferirsi dalle persone che li hanno inceneriti. Le sue linee rosse sono tracciate nel sangue dei bambini palestinesi. Dedico questo racconto alla memoria di Enrico Berlinguer e Lidia Menapace, che dicevano: la pace al primo posto, fuori la guerra dalla storia, che erano contro l'esercito europeo, per un'Europa di pace senza missili dall'Atlantico agli Urali e per la Costituzione che ripudia la guerra.